Ciao a tutti, oggi preparo dei biscotti con farina di mais, deliziosi e croccanti. Si preparano in un attimo e sono buonissimi. Gli ingredienti sono scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamoli insieme. Metto la farina di mais in una terrina, uso una farina con grana fine. Aggiungo la farina 00, lo zucchero, un pizzico di sale e il lievito. Mescolo bene tutte le polveri con la frusta. Metto il burro freddo tagliato a dadini e lo faccio integrare con uno schiacciapatate oppure pizzicandolo con le dita. Una volta ottenuto un composto sabbioso, rompo le uova in una terrina, le sbatto con la forchetta e le verso nell'impasto. Lavoro il tutto all'inizio con la spatola e poi con le mani, brevemente. Ottengo un composto compatto e appiccicoso. Lo trasferisco sul piano di lavoro infarinato e formo un cordoncino lungo 60 cm, poi lo divido in 23 parti del peso di 30 grammi ciascuno. Adesso formo delle palline. Mi aiuto con un velo di farina solo se l'impasto dovesse risultare ancora appiccicoso. Sistemo le sfere realizzate sulla teglia da forno rivestita con carta forno, distanziate tra di loro perché in cottura si allargheranno. Poi infarino lo schiacciapatate e le schiaccio leggermente. Potete fare questa operazione anche col fondo di un bicchiere. Adesso sbatto un tuorlo e spennello i biscotti sulla superficie. Poi li buco al centro con il manico di un mestolo infarinato. Per dare un tocco di colore e sapore, riempio ogni foro con della confettura. Io ho scelto quella ai frutti di bosco. Li spolverizzo con zucchero semolato e posso infornare. Nel forno già caldo, statico a 180 gradi per 20 minuti. Metto la teglia nel livello centrale del forno. Ed ecco questi deliziosi biscotti al mais pronti. Ottimi da gustare in ogni occasione, sono croccantissimi, una vera bontà. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, un bacione, a presto!